Ho giocato per 2 ore un nuovo gioco di Dragon Ball. Si chiama Time and Space ed è ancora in fase di sviluppo. Non sappiamo quando uscirà, ma sembra proprio un ipotetico Xenoverse 3. Proviamo un primo gameplay in questa beta chiusa e lasciate un like per questa anteprima mondiale. Iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi tutte le novità del mondo di Dragon Ball. Dragon Ball Time and Space. Ebbene sì, questo è il nome del gioco che andremo a provare oggi. Da come notate c'è già una schermata molto particolare, tra l'altro con il logo che ci fa comprendere chiaramente che in questo gioco saranno fondamentali il tempo, quindi un richiamo importantissimo alla serie di Xenoverse, e in questo caso però anche lo spazio, che vediamo tra l'altro in tutto lo sfondo. C'è una scritta che ci fa comprendere che in realtà questo è un progetto ufficiale, ovvero Bird Studio, Shueisha e Toei Animation, quindi in realtà le scritte sono 3. E guardate un po', questa è la creazione del proprio personaggio personalizzato. Ovviamente abbiamo 4 categorie, invece di 5, se ricordate in Xenoverse ce ne sono 5, in altri giochi ne abbiamo anche avute altre, come Dragon Ball Fusions, io non so se ve lo ricordate, ma qua abbiamo i Saiyan, poi abbiamo i terrestri, passiamo ai Majin e infine ai Namecciani. Se ci fate caso, in realtà i modelli sono molto simili, se non quelli di Xenoverse 2. La personalizzazione rispetto a quel gioco è minore, ma questo sembra alla fine dei conti un vero concept per un Dragon Ball Xenoverse 3. Quindi un'idea, qualcosa creato che ci voglia assomigliare, ma andiamo a vedere un po'. Ovviamente si può creare il personaggio maschio o femmina, poi ci sono vari visi. È difficile capire quale potrebbe essere quello del mio Joseph, questo c'ha la sua cicatrice, ma non ci assomiglia tantissimo, sceglierei il primo. Poi tra i capelli anche qua c'è una piccola scelta, abbiamo questo, si può cambiare anche ovviamente un po' il colore, ma potrei scegliere pure una roba magari di questo tipo, e poi ci fa capire anche quali sono le mosse specifiche di questo personaggio. Notate che c'è un bel lampo finale, qui invece cos'è? Sembra una sorta di teletrasporto, poi una carica che poi concentra tutto in un unico colpo, e poi infine mi sembra un cannone Galick. O almeno all'apparenza, comunque un raggio. Ci viene detto che questo tipo di personaggi, cioè in realtà i Saiyan in generale, sono particolarmente skillati sugli attacchi, quelli di energia, quindi praticamente le skill, le supreme, roba di questo tipo, e fanno attacchi a media distanza. E poi ci spiego un attimino la storia dei Saiyan. E poi ci sono gli Earthling, in realtà sono i terrestri. Si nota chiaramente questo dietro che è un villaggio terrestre, pure le strutture. E anche qua puoi creare varie cosucce. E ci sono anche in realtà vari capelli. Ma lui... questi sono i capelli del mio Joseph. No, ma li volevo assolutamente per i Saiyan. Quindi ogni tipo di clan che scegli ha cose diverse anche per i capelli. E qua vedo tipo il Kaioken già come forma. Poi fa una Kamehameha che lancia verso l'avversario. Qui è un attacco velocissimo, una sorta di impeto. E poi un'esplosione di energia per allontanare l'avversario. Forse questo è uno dei pochi giochi di Dragon Ball in cui forse i terrestri non sono assolutamente da sottovalutare. E ci viene detto che loro hanno grandi skill di combattimento, sono veramente bravi a combattere a breve distanza. Passiamo poi ai Majin. Qua notiamo dietro la struttura come quella in cui vive Majin Buu in Dragon Ball Z. Ci sono diverse facce, no? Per tutti i Majin, come le altre due... come gli altri due clan che abbiamo visto. E poi puoi cambiare un po' le antenne, quindi non solo i capelli, ma le antenne. C'è sempre un forte richiamo a Xenoverse 2, quindi un vero, come dire, richiamo anche per un ipotetico Xenoverse 3. Secondo me questo è una sorta di Xenoverse 3 mancato. In realtà ci si lavorava già in Cina nel 2019, il progetto è stato chiuso, poi riaperto. Qua quindi un raggio di energia, questo lo dovrebbe trasformare in caramella l'avversario. Questi invece altri colpi di energia, e qua un raggio un po' più ad area. E ci dice che questi sono dei veri e propri tank, quindi hanno una strana magia che gli permette di resistere, quindi forse sono adatti a combattimenti lunghi. Anche questi ovviamente possono essere sia maschi che femmina, vale anche, inutile dirlo, per il terrestre. Quindi molto carina come idea, e poi infine i Namecciani. Bellissimo anche lo sfondo che richiama alla perfezione Namek. I Namecciani possono essere diversi, puoi cambiare le antenne, quindi possono essere di diverso tipo, anche queste sempre viste in Xenoverse. E poi qua gli puoi cambiare un attimino la forma, la faccia, le orecchie cambiano molto. Questo richiama veramente tanto Piccolo, questo più forse Nail. Comunque vabbè, voglio vedere le skill. Questa sembra qualcosa per ricaricarsi,
o forse curarsi, ecco, molto probabile. Questo è una sorta di boost. Questo è un colpo di energia ad aria, però in realtà è un Masenko. E qua il Makanko Sapo, bellissimo, che si prende il suo tempo per ricaricarsi. E questi sembrano essere da supporto, quindi avevo visto bene con questa skill. Hanno delle skill per curare, ma non sono molto bravi a combattere. Questa è la schermata di caricamento. Oh, ma sembra proprio Xenoverse 3! E poi parte un filmato. Attenzione, c'è Trunks con le sfere del drago, ma la struttura, vedete tutto quell'attorno? Sembra Tokitoki City. E quindi io ti evoco, Sharon! Vediamo che succede. Non è doppiato, almeno per il momento, perché questa è una closed beta. Ci si sta ancora molto lavorando, però già questi filmati sono molto belli. Immortale, dimmi il tuo desiderio. Vediamo un attimo, che ci dice. Posso esprimere il tuo desiderio. Un'energia malvagia è stata riattivata. Oh, va troppo veloce, cavolo. Non riesco nemmeno a leggere. Quindi ci vuole qualcuno che diventi il suo partner. Ragazzi, c'è anche l'incipit. Il fatto che si stia richiamando qualcuno con le sfere del drago è come Xenoverse 2. E quindi pare sempre più uno Xenoverse 3 questo, ma anche come concetto. La città, se notate, mi sembra proprio futuristica. E quindi le varie sfere del drago vanno in cielo, si allontanano perché Sharon ha fatto il suo corso e si indirizza verso di noi, quindi noi siamo stati appunto evocati. E vediamo un po', allora. No, ma pare proprio Xenoverse veramente. Ci vedo pure persone, ma attenzione. C'è qui una bambina, poi c'è Trunks qua. Ma bellissimo lo scenario, tra l'altro tutto di sera. Ma ci sono altre persone pure. Vegetto, ma dove vai? Ma dove, Broski, ma com'è cambiato l'armatura lui? Vabbè, lo capiremo poi in corso d'opera. Devo dire la verità, ragazzi, molto interessante. Non vedo l'ora di esplorare tutto perché mi pare che ci sia una bella mappa. Allora, ho alzato un attimino di più la qualità grafica in modo tale da personalizzarla al massimo. Direi che così ho settato anche meglio il mouse. L'audio per il momento non l'ho toccato. Veramente non male. Guardatelo, questo è il mio personaggio, richiama... Cioè, questo è proprio Xenoverse. Io ce lo vedrei benissimo, uno Xenoverse 3, così, con quest'aura un po' mistica. Qua c'è Kronoa, quindi il nostro Kaioshin del tempo. Devo parlare con Trunks, perché lui probabilmente mi darà una quest. E poi, io volevo già esplorare un attimino. Vedete, c'è tutta questa zona che sembra proprio un'evoluzione di tutta la Tokitoki City, e poi Canton City, e questa città che ora si chiama, credo, Time and Space City, c'è scritto sotto la mia facecam, forse voi non riuscite a leggerlo. Ci sono tutte ste persone, quindi skill upgrade, quindi ti permettono di andare a migliorarti sempre di più. Non so se gli posso parlare, ecco, con Q, ma io in realtà non ho nulla, non ho skill, non ho nulla, quindi non è che posso migliorarmi in nessun modo. Voglio vedere se poi in giro ci sono altre persone, vabbè, lo capiremo. Iniziamo prima a parlare con Trunks, che questo è Xeno Trunks, che è quello di Xenoverse, quindi c'è, siamo sempre là. Ah, devi essere la persona che è stata portata, cioè di cui mi parlava Sharon, quindi sei arrivato giusto in tempo. Non ti spaventare, adesso mi spiego, cioè diciamo me ne occupo io, lascia che io mi introduca formalmente, sono Trunks e questa è la città dello spazio e del tempo, benvenuto. Quindi prima che io... ti parli ufficialmente un po' di tutto. Ti va di una sessione di sparring, quindi una sessione di allenamento. Chi sono io? Chi sei tu? Dove sto andando? Vabbè, quindi questo è il nome della missione. Allora, riceviamo questi oggetti. Prima di cosa, apri la tua borsa. Ah, ma quindi, oh, attenzione! Ma guardate quante cose qua! Quindi c'è il potere della luce, il potere del vento, dell'acqua, del fuoco e della terra? Ma tutte queste cose mi sembrano un po' tutte nuove, tutte strane. Gli posso cambiare la... No, è bloccato! Guarda questi outfit, so come quelli di Xenoverse, devo dire la verità. Molto bello quest'outfit, che è quello che c'aveva il tizio che girava prima. Accetto la quest, in cambio mi darà poi una cosa per curarci. L'obiettivo è sconfiggere il nemico. Sono riuscito a puntarlo. Lui non mi attacca però per il momento. Gli vado vicino. Broski! Ma li subisci i colpi? I colpi gli arrivano, ma un po' in ritardo, se devo dire la verità, eh. Quindi, vediamo un attimino. Tutte quelle che vediamo in basso sono tutte le skill che può fare. Adesso ci sono i pugni. Poi ci sono i colpi di energia. E poi c'è il terzo che credo si faccia così, esatto. Premendo 3, gli lancio un colpo di energia che però non gli arriva. Questo è un po' un peccato, perché suppongo, purtroppo, che...
sì, ci sia qualche problemino. Ragazzi, è una closed beta, il gioco è stato appunto non è stato ancora rilasciato, quindi va un attimino aggiustato qualcosina. Forse ce l'ho fatta, sono riuscito a completare la missione. Sai che ci sono tante distorsioni spazio-tempo nell'universo? Alcune hanno un impatto troppo grande sugli eventi della storia, questo non va bene. Vabbè, come Time Patroller noi dobbiamo intervenire, ma questa è una cosa che noi tramite Xenoverse sappiamo già bene, no? Dacci un po' di reward. E a quanto pare c'è la prima distorsione spazio-tempo, è un caos, noi accettiamola. Guardate proprio questa schermata, bellissima, questa è proprio bella. Quindi, ma mi sto notando varie zone. Parte un filmato? Al momento non ci sono nemmeno i sottotitoli in inglese, quindi è proprio una fase veramente inizialissima questa. È una close beta proprio mondiale, dove quelli un po' di tutto il mondo possono provarla. Io ho contattato proprio gli sviluppatori per cercare di provare, ed eccoci qua. Vedete, si apre lo spazio-tempo, arrivano così dal nulla. Nel frattempo il gioco è stato anche aggiornato e vediamo se ora riesco a combattere. Bene sì, benissimo, quello che desideravo. Oh, ma questi sono troppi, via via. Un attimo solo, perché qua mi vogliono mettere in una brutta situazione. Si sono messi pure tutti in fila. Benissimo, poi abbiamo questo colpo, aspetta con... Ecco, questo è il colpo che adesso va a segno. Ci sto prendendo gusto, e attenzione, poi resta l'ultimo, no, in realtà gli ultimi due, che non mi hanno, non so, aggrato, non mi hanno visto. Vediamo un attimo, adesso sì, dopo che lo colpisci, ovviamente, tornano da te. Molto bene, adesso dobbiamo parlare addirittura con Goku, che dovrebbe essere nelle vicinanze, vediamo un attimino. Quindi questa in pratica credo sia la zona del Monte Paoz, perché se notate c'è il monte, si vede chiaramente, c'è anche la sua... la casa di nonno Gohan. Vediamo un attimino. C'è anche il pozzo, che poi lui cammina sulle acque. E poi ragazzi, eccolo qua. Abbiamo praticamente Bulma, che è scritto però in cinese, suppongo. Cioè è di livello 50 Bulma, è scritto in alto a sinistra. E poi abbiamo anche Goku. Il mio nome è Goku. È stato divertente. Ti piacerebbe visitare la mia casa? E noi diciamo ok. Ed eccoci qua. Parte direttamente il filmato, quindi si parte proprio dal primo Dragon Ball, dall'inizio e direttamente addirittura dalla fase in cui Bulma mostra le sfere del drago a Goku. Tutto questo, vi ricordo, per convincerlo praticamente a cederle la sua sfera del drago, quella a 4 stelle. I modelli hanno bisogno sicuramente di essere perfezionati, sia Goku sia Bulma. E quindi viene detto che con le 7 sfere del drago praticamente si può andare a richiamare il drago Sharon, eccolo qua. Quindi esprimi il desiderio, ci sta, carino. Il drago Sharon invece è fatto piuttosto bene. Ok, quindi figo, bello. Missione completata e credo che non ci resta che parlare con lui. Quindi riceviamo questi reward, quindi tutti questi premi, e sempre nella bag... Abbiamo un bel po' di cosucce, vedete? Quindi l'acqua, la super acqua divina che era presente anche in Dragon Ball Z Kakarot. E poi frammento di eroe sconosciuto. E passiamo alla prossima missione. A quanto pare sembra che dobbiamo andare alla base dello Space Patrol. E quindi dobbiamo andare un po' a familiarizzare con la zona. Io ci sto. Oh, ma comunque la mappa è bella ampia, Allora... Quindi la missione è esplorare la città, cosa che io in realtà volevo già fare. Quello che però io devo fare adesso è andare a fare l'upgrade delle mie skills. E io mi ricordo che noi ci eravamo già passati da qualche parte. Se io clicco qua, Skill Upgrade Master, il gioco mi ci porta autonomamente, anche se io sapevo fossero qua sti due perché appunto l'avevamo già visto all'inizio. E quindi devo fare Skill Rise, devo decidere cosa aumentare. Potrei aumentare l'Energy Thunder. E mi conviene perché praticamente è l'attacco che noi abbiamo fatto ad aria contro i vari Cell Junior. In questa prossima missione devo andare a quanto pare alla Kame House per allenarmi, perché stanno per arrivare dei nemici piuttosto complicati da battere e non me l'aspettavo che già dovessero arrivare ora. E c'è pure qua la Kame House effettivamente, molto carino pure l'artwork. Attenzione! Ma c'è un po' di gente qua. Ma lui si sta allenando come me? Ma posso combattere con lui?
Per il momento magari evito, per evitare PvP e scontri vari. Lui non mi attacca, io non attacco lui. Ci vedo però un bel po' di gente qua, ma che è questi? Ma chi è sta gente? Ma scusatemi, che è diventata una zona, un villaggio turistico? Vabbè, vediamo un po' di parlare col maestro Muten. Ah, ecco qua. Mi dice appunto che devo parlare con lui e ci dà anche qualcosina. E adesso devo convincerlo a prenderci come allievi. Quindi grazie per aver volato fin qua, ma purtroppo non posso accettare così facilmente dei discepoli. Vabbè, adesso deve fare un po' il difficile. Devo completare quelle che sono le sue 3 richieste. Vediamo la prima. Devo trovare il boatman, quindi sarebbe il tizio che porta la barca, ma è dietro di me. Era tutto lì scritto praticamente un po' in... non so, suppongo in cinese, però era abbastanza semplice. Avvicinandomi poi un po' a queste zone, in pratica mi rendo conto che più ti avvicini più possono comparire NPC e tutto quanto. Quindi vediamo un po', potrei parlare pure con lei. Lei sembra Marron, la vecchia fidanzata di Cosoli, di Krillin. Quindi così abbiamo parlato con tutti e quindi devo convincere tutte e tre a visitare la Kame House. Ah, perché il genio vuole portare le ragazze, ma... poi devo sconfiggere qualcuno che si è introdotto qua? Ma io credo che siano loro. Oh cavolo, ma questi sono fortissimi! Ma è normale sto fatto, fra? Oh, occhio! Colpisci? Vabbè, non lo so se riusciamo a resistere, perché qua la situazione potrebbe essere un po' drastica, un po' particolare. Attenzione, via, via, via! Guarda questi come mi inseguono. Continua a colpire così? Sono fortissimi comunque. Ma ho sbloccato un nuovo potere, tipo? Ma è una barriera. Questo qua che dovrebbe essere sicuramente il più difficile da sconfiggere. Oh mamma no, mi hanno colpito. Ma che? Mi attaccano tutti. Ma non l'ho fatto mica apposta, ragazzi. Ma che? Vabbè, mi sono boostato un pochettino le statistiche, suppongo. Non deve scappare. Pensavo... no, per sbaglio ho risvegliato pure lui. Però schema, scusami, ma chi ti ha chiamato? Certo, ho colpito, ma l'ho fatto apposta. E qua in fondo vedo alla fine un portale che credo possa portare, non so se una missione, quando il gioco sarà completo, porterà da qualche parte, chi lo sa. C'è tanto potenziale, quindi Wayuu, speriamo bene, perché secondo me potrebbero fare un ottimo lavoro. Vanno aggiustate tante cose, aggiunte tantissime altre, ma voglio essere fiducioso, speriamo bene.